A Cremona ora capitale mondiale della liuteria, l'antica arte di costruire gli strumenti a corda. La nostra inviata è Chiara Lico. Questo è il danno che ha subito lo strumento in questa zona. E, ho dovuto riparare la fascia mettendo anche un sottilissimo rinforzo all'interno. E si rispetta il legno, costruendo il meglio che si può ottenere da quel legno. A quel punto faccio 2, 3, 5, 10 archi che il musicista provando sceglie. Servono per mantenere un microclima all'interno della custodia che sia sicuro per strumenti che hanno anche 300 anni. Sono gli altri mestieri della liuteria, l'indotto di un settore che a Cremona ha generato 169 imprese registrate, un aumento del 20% in 3 anni. Pensate che all'inizio, circa 15 anni fa, c'erano 600.000 euro di export, adesso siamo sui 4 milioni e mezzo. È una cifra molto importante tenendo conto che è una base di produttori artigiani che trovano nella città di Cremona un ecosistema particolarmente favorevole. Un ecosistema fatto non solo di tradizione ma anche di conoscenza, di sviluppo, di innovazione. La sintesi è nel Museo del Violino, oltre 100.000 presenze solo nel 2017, il 30% stranieri. Qui si fondono musica, scienza, interattività e acustica d'eccellenza. Ecco, siamo nello scrigno dei tesori e in questa sala sono esposti gli strumenti della grande tradizione liutaria cremonese che inizia nel 1500. Infatti quello che stiamo guardando è un violino di Andrea Amati, il primo liutaio attivo a Cremona, lo strumento risale alla metà del XVI secolo. E poi proseguendo questa camminata ci si trova di fronte al primo Stradivari tornato a Cremona? Sì, è lo Stradivari che è tornato a Cremona nel 1961.